Io ve ne sgancerei uno un po' più potente. C'è una signora che va dal chirurgo plastico e dice: io sono venuta qui per fare un intervento. Che intervento deve fare? Ma ho visto che ci sono tutte quelle giovani lì che hanno la passerina a posto, ce la vorrei mettere a posto anch'io, no? Faccia vedere, la spoglia, la guarda e dice: qui non c'è mica più niente da fare. Ma quello dice, dottore, cioè qua bisogna fare un trapianto. Un trapianto? Sì, ma cosa mi metterebbe su? Ma dice, stiamo facendo delle sperimentazioni, montiamo le orecchie delle vacche. Dice anche per via della forma, poi c'è il suo pelino che non c'è mica più da fare di manutenzione. Si lascia convincere, monta su sta orecchia e dopo 3 mesi di convalescenza esce, va a ballare, c'è uno un po' ubriaco che la cattura, la porta in camera, la spoglia, la guarda e dunque le ho viste more, le ho viste bionde e le ho viste anche rosse, ma col bollino del consorzio è la prima volta.